sono tutti raccontati, perché alcuni sono giustificatissimi per i figli familiari e personali, alcuni stanno anche in campagna elettorale in queste ore. I nomi di questa lista che appunto troverete su appunto quanto prima sui manifesti elettorali. Dopo appunto Raffaele, io chiamo, direi di farla presentare lì sul palco. Andiamo in ordine, no, in ordine, così, Cristina Contini, le facciamo un applauso. Ce l'hai il microfono? Sì, ok. Pronto? Buongiorno a tutti. Mi chiamo Cristina Contini, ho 48 anni, sono varese di nascita e da 10 anni vivo tra Formia e Gaeta. Mi candido a consigliere comunale con la lista Peliero per Massimo Magliozzi, sindaco, perché ritengo Massimo una persona semplice e diretta che parla al cuore della gente, sempre disponibile alle esigenze di ognuno. La prima volta che vidi Gaeta mi colpì la bellezza del paesaggio. Vengo da una città di mare e mai avrei potuto vivere lontano dal mare. Di Gaeta mi innamorai subito del clima, della bellezza della costa e dei suoi monumenti. E voglio partire proprio dai monumenti, perché l'immenso patrimonio storico-artistico di Gaeta non è stato mai tutelato e promosso come dovrebbe. Mi piacerebbe che Gaeta diventasse meta turistica, non solo nella stagione estiva, ma anche durante il corso dell'anno, pianificando degli eventi culinari e culturali in grado di essere realmente attrattivi. Ricordo che tempo fa una signora di Gaeta mi disse che sul territorio ci sono ben 100 chiese, ma quando le chiesi dove si trovassero fu molto vaga. Sarebbe interessante mapparle tutte, renderle accessibili, creando itinerari a tema. Inoltre Gaeta ospita una sede distaccata della Sapienza per la facoltà di infermieristica. Sono molti giovani studenti che vivono fuori sede e spesso si lamentano di non avere spazi aggregativi. Ecco, sarebbe bello che si pensasse anche a loro. Sono loro il futuro di questa città. Dovremmo averne cura, realizzare dei luoghi idonei, aperti al confronto e dedicati alle loro attività culturali ricreative. Questo però non mi fa dimenticare che Gaeta non è solo quella medievale centrale. Gaeta inizia dalla Piaia e finisce a Sant'Agostino. Non voglio che si tralascino le periferie, anzi proprio i luoghi periferici dell'attività devono essere migliorati, resi anche loro fruibili e sviluppati nei servizi, partendo dall'intensificazione dell'illuminazione e dal completamento di quei cantieri aperti e successivamente abbandonati. Il decoro in una città si vede anche dalle zone meno recettive, più limitrofe. La piana di Sant'Agostino va assolutamente messa in sicurezza, perché è molto pericoloso attraversare la strada per accedere alle spiagge. Si potrebbero realizzare delle soluzioni a salvaguardia dei cittadini e turisti accedendo ai fondi europei. Gaeta merita la visibilità che hanno tutti i borghi che attraggono migliaia di turisti all'anno. Gaeta è un piccolo gioiello che necessita di essere valorizzato e sono convinta che Massimo abbia volontà e talento per rendere Gaeta il fiore all'occhiello di questo bellissimo golfo. Grazie per avermi ascoltata e vi auguro una buona domenica.